Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlogmas in cui mi vedete sul mio terrazzino, che in realtà non è tanto piccolino, è strettino ma è bello lungo. E sono qui per cominciare con le decorazioni di Natale e per l'appunto in questo preciso momento devo dedicarmi alle lucine da mettere fuori. Come vi ho detto, non mi piacciono appunto le decorazioni troppo trash e troppo elaborate, diciamo così, quindi non una cozzaglia di cose, ma si tratterà semplicemente di una fila di lucine colorate. Sono appunto queste qui, le ho prese l'anno scorso, sono 100 lucine a LED, per un totale di ben 9 metri di lucine. Vi farò vedere quindi in maniera molto veloce come farò il fissaggio delle lucine tramite il mio fido nastro isolante, quello da elettricisti. Quindi andiamo. Visto che ancora il sole sta tramontando, direi che è il momento di spostarci in salotto in cui vi faccio vedere il resto delle decorazioni, quelle interne alla casa, e poi vi farò vedere come sono le lucine accese fuori. Ok ragazzi, per quanto riguarda l'interno mi sono già presa un attimino avanti perché ho montato l'alberello in realtà, perché non è grandissimo, e appunto userò il mio angolo bar che ho appunto in salotto. Avrò appunto l'alberello che vedete già posizionato, mentre su questo supporto, sul mobile bar vero e proprio, ci sarà il presepe. Tanto per chiarire, io quasi tutte le cose che ho per l'interno sono recuperate in giro per mercatini, cose vecchie, eccetera. Ho comprato veramente pochissime cose, tra cui appunto la casetta principale del presepe e qualche statuina che erano tra quelle fondamentali, tipo Maria e Giuseppe o i tre re magi. Quindi direi di partire subito e vi faccio vedere appunto come risulterà il mio salotto dopo appunto aver finito. Thank you.
Bene ragazzi, spero che il mio setup di decorazioni natalizie vi sia piaciuto. Mentre vi parlo vi faccio vedere appunto qualche dettaglio sia dell'interno, e vi faccio anche vedere come sono le luci all'esterno, tanto è solo una fila di luci, niente di particolare. Fatemi sapere se aggiungereste qualche cosina come decorazioni, soprattutto all'interno o all'esterno, se avreste disposto in maniera diversa le luci. Io spero che il video vi sia stato interessante, come vedete non serve granché per fare un pochino di decorazioni natalizie, appunto come vi ho detto ho praticamente recuperato tutto in giro per i mercatini dell'usato, ho comprato veramente poco e niente di nuovo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per i nuovi video, sempre a tema Natale, già dal prossimo martedì. In descrizione trovate link a tutti i miei social in modo tale che possiate seguirmi in queste mie avventure natalizie e non solo. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!